Da qualche cosa le resta da fare in quest'ultimo anno, se è davvero l'ultimo anno di sua sindacatura, cioè, non vuole riprovarci davvero? Adesso la mia condizione di pesantezza, perché ho ereditato una situazione difficile dal punto di vista finanziario, lo sanno tutti, che è un decreto salvamenti che ha lasciato alcune perplessità su alcune partite, soprattutto quelle delle entrate e dei debiti fuori bilancio, che sono state sottostimate, o meglio non hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Mi sono ritrovato con il doppio dei debiti programmati, mi sono ritrovato con una società AIPA che ci ha creato problemi, e che qualcuno in passato si faceva vanto che era una società con il doppio dell'aggio rispetto alla media nazionale, che garantiva la riscossione e l'aggressione sul terreno dell'evasione. Insomma, tutto questo che i miei predecessori, il centrosinistra, mi hanno lasciato, insomma, ho trovato invece una situazione molto più appesantita rispetto a quello che avevo previsto. Nonostante ciò, io penso che sotto gli occhi di tutti, non voglio elencare tutte le attività, dalla cultura allo sport, ai servizi che abbiamo fatto. Ma si aspettava che lei, diciamo, anche amato uomo del popolo, poi fosse anche così osteggiato? Ma io penso che quando uno governa qualcuno si aspetta la risoluzione dei problemi legittimamente anche di carattere personale. Io mi sono insediato, e prima del mio insediamento sui palchi io ho detto che il comune non era una fabbrica, e allora probabilmente qualcuno non ha recepito le difficoltà di un comune che ho la necessità anche di fare assunzioni, ma ho dei vincoli finanziari e ministeriali che non mi consentono, nonostante le mie ripetute richieste, di sbloccare la maglia occupazionale. Un comune che dovrebbe avere una dotazione organica di 1.400 dipendenti, oggi con i pensionamenti in corso arriveremo a 700, quindi quasi la metà, è difficile erogare i servizi. Quindi probabilmente qualche soggetto singolo si aspettava qualche attenzione maggiore per risoluzione dei propri problemi, ma io sono il sindaco di Foggia. Prima di occuparmi dei singoli problemi ho sempre messo avanti i problemi della città, ho anteposto i problemi della mia amata città di Foggia anche i problemi personali e familiari che vivono in tutte le case dei foggiani. Quindi favorirà il percorso di qualcuno? Io non fanno penso, già mille nomi nella coalizione. Io penso a me stesso, io non penso che qualcuno vuole raccontare qualcosa di diverso, ma penso che poi la gente, conoscendola, perché io la conosco, le persone e le famiglie, poi comprenderanno bene anche le difficoltà che ho trovato e gli sforzi che ho fatto per rilanciare la città. E alla fine emerge una stima comparativa fra come era Foggia prima e come oggi è Foggia, e penso che sotto gli occhi di tutti che abbiamo veramente fatti salti e balzi in avanti in termini di qualità della vita. Quello mi interessa maggiormente rispetto anche ai giudizi pretestuosi e semmai di qualche personaggio che vuole manifestare un dissenso e un preconcetto nei miei confronti. Quindi la discontinuità anche per un altro candidato di centrodestra non è un'arma da non usare in campagna elettorale, secondo lei? Ma me lo auguro per loro, perché sarebbe controproducente per il centrodestra, ma anche per chi utilizza, perché oggi bisogna essere propositivi, bisogna raccontare alla gente quello che si vuole fare e non stare lì semplicemente a denigrare, e soprattutto la critica viene da chi non ha dimostrato nulla fino ad oggi e non ha fatto nulla per questa città. Quindi io rilancio ai mittenti un'accusa e chiedo: ma voi per Foggia che cosa avete fatto?